Ciao a tutti e benvenuti in questo video. Questo è il video definitivo sui Fuorisacchi, quindi accomodatevi, state tranquilli, sarà un video lungo, ma voglio veramente esplorare i Fuorisacchi, che sono queste spighe vegetali, queste spighe di grano che nel periodo che va da maggio, giugno a fine settembre vi fanno impazzire. Perché voglio spiegarvi esattamente tutto sui Fuorisacchi, in modo tale che capiate, uno, la pericolosità, dove vanno a finire, tutto. Parliamo sia di cani e di gatti, perché il Fuorisacco colpisce sia i cani che i gatti. Partiamo dai cani, dove il Fuorisacco fondamentalmente va ovunque. Facciamo un elenco di zone dove il Fuorisacco può infilarsi e la situazione dove questo avviene. Partiamo subito l'orecchio. Voi troverete nel mio canale delle rimozioni di Fuorisacchi fatte in endoscopia. Andate sul sito, sulla pagina del canale e se volete troverete lì tutti i video. Allora, nell'orecchio. Nell'orecchio tendenzialmente è un evergreen. I Fuorisacchi si infilano all'interno dell'orecchio e vanno ovviamente in fondo al canale uditivo. Questo avviene tendenzialmente in che situazioni? Prima situazione perché il proprietario va in una zona dove questi Fuorisacchi sono molto frequenti, quindi campi, giardini ricchi di questi Fuorisacchi e tendenzialmente il cane si rotola. Nel rotolarsi qualche Fuorisacco può entrare, quindi tendenzialmente siamo in queste situazioni. A volte il Fuorisacco può, il cane non si rotola, ma il cane semplicemente correndo si attacca poi all'orecchio. E poi riesce poi a entrare successivamente perché nel muoversi oppure il cane nello scuotersi lo fa poi cadere. La pericolosità di questo Fuorisacco è che fondamentalmente, a parte che chiaramente dà fastidio, va da tantissimo fastidio al cane che si scuoterà continuamente nell'immediatezza l'orecchio, poi può essere che già il giorno dopo si scuote meno, quindi attenzione a questa cosa, non è detto che se si scuote meno non abbia un Fuorisacco, di solito è caratteristico che quando entra si scuote veramente tanto, lì tendenzialmente 99,9% dei casi c'è dentro il Fuorisacco che andrà poi rimosso dal medico veterinario. Fondamentalmente il Fuorisacco può perforare il timpano, fortunatamente in 12 anni ne ho visti pochi, però concettualmente può perforare il timpano e ovviamente se non viene rimosso causa chiaramente un'otite secondaria. Evit per evitare questo, chiaramente l'unico modo è evitare certe zone, soprattutto per chi va a passeggio, è ovvio che per chi vive in zone di campagna dove i cani sono liberi è quasi impossibile, però per chi va a fare passeggiate evitare certe zone soprattutto da maggio a settembre-ottobre e cosa importante cercare di tagliare le aiuole vicine a casa, quindi insieme al vicinato cercare di tenerle sempre tagliate perché se vengono tagliate quando sono verdi tendenzialmente sono meno pericolose. Quindi il cane a volte va a fare magari i bisogni all'aiuola fuori da casa e magari tende a rotolarsi e lì può prenderlo. Quindi è molto importante come prevenzione questa. Chiaramente, ripeto, come vi accorgete, di solito una volta che entra nell'immediatezza c'è uno scuotimento importante. Altro punto dove può entrare un Fuorisacco, restiamo sempre sulla testa, che così non sbagliamo, non ci dimentichiamo delle zone, è il naso. Può essere aspirato, il cane sapete che ha il naso sempre dappertutto, quindi fondamentalmente può aspirarle, soprattutto se sono secche. Sono verdi, difficilmente le riesce ad aspirare, ma se sono secche, quindi sempre prevenzione, tagliatele sempre. Quando crescono continuate a tagliarle fuori casa, che vedrete che diminuirete chiaramente l'incidenza di questo problema. Una volta che viene aspirata, cosa succede? Allora, cosa vede il proprietario? Anche lì, nell'immediatezza, starnuti, a volte cerca proprio di aspirare, e quindi il Fuorisacco va ancora più in fondo, e a volte nello starnutire esce sangue. Allora, anche lì più che 99% a volte può capitare un 70% c'è il Fuorisacco, a volte riesce nel primo starnuto a cacciarlo fuori. Ripeto, un 70% non è un 99% come nel cane quando si scuote l'orecchio, però anche lì sarà poi da andare a verificare chiaramente se la spiga
è all'interno del canale nasale. Il canale nasale, sapete, ha tre meati, se non lo sapete ve lo dico, ha tre meati e tendenzialmente il fuorasacco può andare in quello ventrale, in quello medio, in quello dorsale. C'è una frequenza, di solito finisce più in quello ventrale, se non mi sbaglio, e a volte può capitare. In fondo ai meati del naso ci sono, ci sono fondamentalmente i turbinati. A volte può capitare che il fuorasacco riesca, è raro, però può capitare, riesca a passare nei turbinati e poi venire ingerito. Se viene ingerito non succede niente in realtà, è l'unica cosa. Quindi se il fuorasacco passa nel naso e riesce a passare anche i turbinati e venire, ed essere ingerito, non aspirato, mi raccomando. Se viene ingerito chiaramente questo fa sì che poi viene chiaramente distrutto un po' dallo stomaco, ma comunque esce poi fuori attraverso la via fecale. Ripeto, è raro, quindi anche lì quando succede che vedete che il cane starnutisce dopo che siete stati in un campo, che io eviterei come la morte, in quel periodo, ovviamente si fa fondamentalmente, io preferisco una rinoscopia, perché così se è andato là in fondo sono sicuro di vederlo. Si fa una rinoscopia, di solito si vede e si rimuove. Stessa cosa nell'orecchio, si fa un'otoscopia. Adesso con i sistemi digitali li riusciamo anche a vedere, quindi si tira via il corpo estraneo. Nel naso non è quasi mai un'emergenza, a meno che veramente starnutisce tantissimo sangue, ma si può fare con calma in realtà, perché molti hanno la paura del fuorasacco che entra nel cervello. In realtà quella è un po' una leggenda metropolitana. Il fuorasacco arriva nella cavità nasale e poi al massimo arriva nei turbinati e fuoriesce dai turbinati. Tendenzialmente rimane in fondo al canale nasale e dà ovviamente fastidio e starnuti. Va rimosso ovviamente nel giro di pochi giorni, in modo tale che si evita chiaramente l'infezione anche in quel caso. Per quanto riguarda sempre la zona, diciamo, della testa, un'altra sede, secondo me, più pericolosa dove il fuorasacco può andare a finire è due sedi in bocca. La prima si ferma proprio in bocca. Mi è capitato di trovare dei fuorasacchi che penetrassero la gengiva e creano poi la perdita del dente, perché si bloccano lì, non salgono più di tanto, restano lì e danno chiaramente un'infezione e poi perdita del dente con ascesso di questa zona. E a volte anche nella guancia mi è capitato di trovarle, quindi di solito si infilano, riescono proprio a infilarsi e poi si vede che si attaccano alla mucosa della guancia e quindi salgono e restano lì, danno un ascesso e quello è pericoloso fino a un certo punto, però chiaramente se può succedere. L'altra zona pericolosa invece se viene aspirato, cioè il cane corre nel campo e ovviamente aspira un fuorasacco. Questo non viene ingerito, perché se viene ingerito, come vi ho detto prima, non succede nulla, ma se viene aspirato invece questo finisce nella trachea, arriva ai bronchi e poi ovviamente prende la zona chiaramente del polmone. Lì il problema dov'è? Che sicuramente il cane potrebbe tossire, però non sempre, ok? Quindi il proprietario potrebbe non accorgersi immediatamente. Il fuorasacco, poi una volta che è nel polmone, penetra, penetra, penetra il polmone, di solito va a infilarsi a livello di, diciamo, vertebre lombari. Riesce proprio a fare un tragitto particolare e lì dà una discospondilite, cioè l'infezione del disco intervertebrale di quella zona, e che ovviamente è un problema molto 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 grave. Quello, diciamo, è secondo me la cosa più pericolosa di un fuorasacco, fondamentalmente. E quindi è importante anche lì evitare di andare nei campi a fare le corse, soprattutto in quei periodi lì, perché fondamentalmente il cane nel correre ha la bocca aperta e quindi li può aspirare, quindi io eviterei come la peste, ripeto, i campi durante il periodo dei fuorasacchi, perché è un massacro di solito. Ogni stagione cerchiamo di fare prevenzione, ma ogni stagione abbiamo veramente tantissimi animali a cui dobbiamo rimuovere i fuorasacchi. Altra zona, sempre in zona della faccia, è il fuorasacco che entra
nella terza palpebra, sapete che il cane ha la terza palpebra, e a volte si infila nel canale lacrimale. Una volta mi capitò un cane che aveva l'occhio ovviamente classico giugno, cane con un occhio bellissimo e l'altro con un occhio con una tumefazione, terza palpebra e sedazione, e apri la terza palpebra e non vedi il fuorasacco, però nel premere qui esce la puntina, è uscito un fuorasacco grosso così dal canale lacrimale. Quindi importantissimo anche questa zona. Questa zona stessa cosa, corrono in mezzo a questi campi pieni di fuorasacchi e chiaramente si va a infilare. Il fuorasacco della congiuntiva è uno, secondo me, dei fuorasacchi più frequenti nel gatto, cioè io nel gatto tendenzialmente li vedo solo lì, cioè finora li ho visti solo lì, non li ho quasi mai visti nelle orecchie, non li ho quasi mai visti nella cute, forse nel gatto c'è il rischio del pio torace da fuorasacco, quello forse, però nel gatto diciamo la sede che secondo me è caratteristica del fuorasacco è veramente la terza palpebra, la congiuntiva, di solito si infila lì. E a volte anche da svegli li vedi che hanno proprio il pezzettino di fuorisacco che fuoriesce. Ritorniamo al cane, abbiamo finito, diciamo, la parte della testa dove può entrare ancora il fuorisacco. Allora, il fuorisacco può entrare anche nelle parti intime, molto spesso può entrare nella vulva. Nella vulva può entrare perché il cane si siede in questi campi, sedendosi. Se c'è un fuorasacco può entrare e anche lì può darti un tragitto fistoloso all'interno della vulva, oppure semplicemente ti può dare chiaramente la presenza del fuorasacco che dopo dà chiaramente infezione e fastidio. Anche nel cane può entrare, io l'ho trovato a volte nel sottocutene a livello di pene, può entrare anche nel cane in quella zona lì. Lì ovviamente rientra sempre nel classico fuorasacco che entra nel sottocute dei nostri cani, nella cute dei nostri cani, che adesso è il campo più grosso. Raramente l'ho visto nel retto, forse non l'ho mai visto nel retto, però a volte può entrare comunque anche lì può penetrare attraverso la cute nelle file mammarie, nelle ghiandole mammarie, mi è capitato dei tragitti fistolosi all'interno delle ghiandole mammarie. Adesso entriamo nel campo della cute. Questi fuorasacchi, in un video ho parlato proprio dell'ascesso da fuorasacco, può entrare nella cute, dovunque, spazi interdigitali, fianchi, zona perineale, torace. Parte alta degli arti, collo, può entrare dovunque. Nel video che ho fatto appositamente sull'ascesso da fuorasacco vi do l'indicazione chiaramente di come fare, cioè per prevenire. Controllate quotidianamente questi cani, rimuoveteli perché ripeto, i fuorasacchi non sono dei fendenti, non sono dei coltelli, non è che passano e entrano così nella cute, si attaccano e poi entrano. Ma se voi quotidianamente controllate questi cani, vi togliete il problema ascesso da fuorasacco. Vediamo altre zone, diciamo penso di averle fatte tutte. Comunque, penso di aver fatto il video definitivo per farvi capire la pericolosità del fuorasacco, di quante zone questo benedetto fuorasacco può darci problemi. E quindi il mio consiglio finale quando parlo di fuorasacchi è nella stagione che va da aprile-marzo a ottobre. Lo so, è la stagione più bella, la stagione delle passeggiate, la stagione che uno dice ah, che bello, arriva prima. Evitate però come la morte i campi con i fuorasacchi, piuttosto portateli in dei parchi di erba bella, nell'erba bella, senza fuorasacchi. Portateli a fare le belle passeggiate sui laghi, sui mari, in città, nei parchettini, portateli dove volete, ma non nei campi. Per chi vive nei campi ovviamente il problema c'è, però anche lì, per quanto riguarda gli ascessi, controllateli quotidianamente. Capisco che nelle orecchie, nel naso e in tutte, lì non potete farci grandi cose, o meglio, adesso parliamo anche di cosa si potrebbe fare, poi è più complicato farlo
è più facile dirlo che farlo, però mi raccomando, controllateli quotidianamente anche se vivete in campagna, perché se li togliete non avete l'accesso. Per quanto riguarda il discorso della prevenzione di questi fuorasacchi nelle orecchie, c'è chi usa per esempio il paraorecchie. Alcuni cani lo sopportano ed è consigliato. Se alcuni cani lo accettano, mettere il paraorecchie quando andate a fare le passeggiate in quei posti che io vi dico di evitare, però. Se volete farli, il paraorecchio potrebbe aiutarvi a non far entrare il fuorasacco. Un altro, invece, per quanto riguarda il naso, e anche un po' la bocca forse un po' meno, però soprattutto per il naso, chiaramente la classica museruola, quella a griglia, perché la griglia chiaramente. Poi se uno piglia il fuorasacco anche con quelli lì a griglia, vabbè, lì non potete farci nulla, però. Capisco anche che uno magari dice voglio andare a fare una bella corsa al mio cane, museruola, paraorecchie, cioè sembra di andare in guerra. Quindi il mio consiglio oggettivamente è cercare di creare anche zone. L'ideale sarebbe creare delle belle zone con questi bei prati, senza questi benedetti fuorasacchi, senza proprietari che devono andare nei campi a far fare le corse ai cani, perché purtroppo è un problema importante. E per quanto riguarda invece la prevenzione che potete fare fuori da casa vostra, è molto importante il discorso di tenere tagliate le aiuole, in modo tale, e anche i giardini di casa, se uno ha i giardini pieni di fuorasacchi, in modo tale che voi le tagliate quando sono verdi, magari le bagnate anche così marciscono, e difficilmente il fuorasacco verde, la spiga vegetale verde, può dare grossi problemi. Se voi lo fate quotidianamente, settimanalmente, una bella tagliata di qua, una bella tagliata, vedrete che riducete il problema. Spero che questo video vi abbia chiarito tutto. Avete visto quanti posti possono infilarsi questi benedetti fuorisacchi. Se il video vi è piaciuto, ricordate di mettere un bel mi piace. Se siete arrivati qua, 17 minuti sono tantissimi, però spero che non vi abbia annoiato. E se volete iscrivetevi al canale. Un saluto a tutti e al prossimo video.